spara cose una dietro l'altra in televisione o sui giornali. Il problema è che tu li scopri oggi. Le affermazioni vanno corroborate da fatti, da numeri. Non lo scopro oggi. Ma quello che voglio dire è: scopri che allora facciamo un altro piccolo esempio. Benissimo. Che 10 anni di governo Berlusconi hanno lasciato ben 12. Allora, guarda, io non voglio difendere Berlusconi. Non voglio difendere Berlusconi. Sono dati negativi anche per Berlusconi. Governo Berlusconi 2011. Disoccupazione 9,2%, governo Renzi disoccupazione 13,2%. Tutti i campi, dategli la vostra bacchetta magica invece di criticare tutto, state sfiatando. Ma infatti io lunedì gli consiglio di prendere Blasoni come suo consulente, risolviamo tutto. Beh, guarda, insieme. Io do lavoro a 1500 persone, Renzi non ha mai lavorato, guarda, non mi spaventerebbe un dibattito con Renzi. Vabbè, complimenti. Blasoni. Renzi ha mai lavorato, io di economia parlo avendo costruito un'azienda nazionale. Renzi ha mai lavorato in vita sua? Renzi, a parte fare il politico, ha mai lavorato Renzi in vita sua? Ecco. Non può rispondere. Obama ha mai lavorato? A me non io sua. Ti sto. La politica... Obama ha lavorato, ha fatto l'avvocato. No, ha mai fatto l'avvocato. Amico studia. Mio, Renzi studia. Ha mai ha lavorato, fatto. Parla di economia, Merkel, ha fatto economia. Merkel ha mai lavorato? Guarda, io... Blasoni, non ma Blasoni a cosa? Non fare il populista. No. Io spero che prima del Presidente della Repubblica si sarà anche la seconda lettura della riforma costituzionale, perché avevamo promesso di chiudere il Senato. Io ho fatto la campagna elettorale da senatore, promettendo di impegnarmi ad essere l'ultimo senatore del mio territorio, e noi abbiamo mantenuto questa promessa. Quindi sto dicendo che per noi l'uscita solo con le riforme non basta. Cioè, anche io faccio l'imprenditore nella vita, i bilanci sono abituato a leggerli, mi permetto di dirti questo. Oggi un paese che ha 2150 miliardi di debito, che non fa crescita perché è in decrescita e che si trova nelle condizioni di non avere nemmeno capacità di esportare per la valuta forte, è un paese che è destinato purtroppo alla troica anche se farà le riforme.